Bimbe, buongiorno. Allora, devo dire che oggi cominciamo male. Cominciamo male. Nel senso che abbiamo scoperto di essere invasi da delle piccolissime formiche, proprio piccole piccole, e quindi anche dentro la cucina, dentro il pensile. E quindi, come vedete, qua c'è tutto fuori. Farine, zuccheri, perché praticamente questo pensile dove tengo olio, sale, zucchero, stamattina mio marito l'ha trovato invaso da delle formiche piccolissime, piccole, piccole, piccole. La stessa cosa mia figlia, lo stesso problema. Poi diciamo che questa pianta che era in bagno è caduta, diciamo che è caduta da sola. Ed è uscita tutta la terra. Quindi proprio oggi cominciamo male. E vabbè, speriamo di riprenderci. La giornata è velatina. La giornata è velata e c'è anche un po' di freschetto. Devo subito mettere l'acqua a questa pianta. Vedete, appena io per un giorno non la metto, si ammoscia. Ok, quindi mettiamo subito l'acqua. Oggi volevo scendere di nuovo al mare, però può darsi pure che intorno a mezzogiorno il tempo, come dire, cambi, che esca un bel sole. Per ora sono combinata così. Quindi ora comincio, mi faccio il letto e certo, questa cosa delle formiche è una cosa fastidiosa. Fastidiosa, fastidiosa. E niente, quindi adesso ci mettiamo subito in movimento, puliamo subito quel pensile e poi mio marito ha detto che si deve fare un intruglio di sale, bicarbonato, fondi di caffè, aceto, perché ha cercato su internet, fare questo miscuglio e metterlo in qualche angolino appunto dei pensili oppure dove che noi troviamo appunto le formiche. Mi ha detto anche che sono le piante che le portano, ma le piante non è che le posso buttare. E niente, quindi oggi cominciamo questa giornata che è cominciata un po' così. Di positivo c'è che mi sono fatta una bella dormita stanotte. Bella. Ragazze, mi sto mettendo un pochino fuori seduta per riposarmi un po'. Perché oggi, visto che il tempo è così velato, perché volevamo andare a mare come ieri, più organizzati, io mi volevo portare la sedia, però no, il tempo, vedete come il sole è offuscato dalle nuvole, da questo cielo velato. Non ci sono nuvoloni, ma il cielo è velato. E niente, mi sono messa un po' fuori per riposarmi. Mio marito sta parlando al telefono da circa un'ora con una sua sorella che è molto avanti negli anni e che dice sempre le stesse cose. Ragazze, sapeste quanto mi annoio a sentire lui che dice le stesse cose sempre? E quindi mi sono messa fuori proprio per non sentirlo. E niente, quindi vi stavo dicendo, mi sto dedicando alla casa. Poco fa ho annaffiato tutte le piante, poco fa c'era questa ortensia, ragazze, ma la cosa veramente stranissima, era morta tutta con i fiori tutti aperti e tutti caduti. Le ho dato l'acqua, guardate come si è rinvigorita, è veramente una cosa che davvero è un piacere vedere queste piante come si riprendono con un poco d'acqua, come l'acqua è la loro linfa vitale. E niente. I tulipani che ho comprato ieri, guardate, già sono tutti aperti, comunque secondo me questi saranno gli ultimi. Secondo me sono gli ultimi tulipani, ora però li accorcio un poco perché sono troppo, troppo caduti. Che cosa dirvi poi? Oggi già ne abbiamo 28, ragazze, ed è finito il mese di aprile, il prossimo mese, il 17 maggio, sarà il mio compleanno. Ragazze, organizzatevi a farmi gli auguri, non lo so, mi cantate una canzoncina, vedete voi, faccio il compleanno il 17 maggio,
E sono molto indecisa, ragazze, molto indecisa. Allora, intanto non so neanche di che giorno viene. Poi sono indecisa perché mi passa per la testa di fare un party a casa mia, quindi una festicciola con naturalmente con gli amici, i parenti più stretti, che ne so, una coppia di cugini, due coppie di amici, niente di che, perché certo la casa è quella che è, anche stando in piedi, insomma, già 10-15 persone, insomma, tra divani, tavolo, fuori, insomma, fino a 15 persone penso che li posso accogliere con una cena fredda e tutto quanto. Ma vi ripeto, sono attimi. Poi nel frattempo penso che mi piacerebbe avere sempre queste stesse persone, magari fuori in una pizzeria a mangiare una pizza, come si fa appunto con l'antipasto caldo e la torta. Poi invece mi viene in mente di festeggiarlo da sola con i miei figli fuori. Insomma, sono molto molto indecisa. Alla fine non so che cosa farò. Poi c'è un'altra opzione perché mia figlia Alessia dal 16 maggio, quindi un giorno prima del mio compleanno, è in ferie. Vorrebbe andare all'IKEA. Nel frattempo mio figlio si è preso pure un giorno libero per il mio compleanno, perché sa che ci tengo ad averli a pranzo, insomma, ad averli con me. E quindi potrebbe pure essere che per il 17 maggio facciamo una gita fuori porta e andiamo all'IKEA e sapete, c'è sempre da comprare qualche cosa. Comunque, sono molto indecisa, qui c'è Maya. Amore, tu che cosa ne pensi di tutte queste cose? Secondo te la nonna cosa dovrebbe fare? Dimmi, non lo sai. E niente, quindi sono indecisa. Anche questa cosa di andare all'IKEA e andare a caricarmi di cose non è male. Caricarmi di cose sempre relativamente perché ragazze ormai ho la casa piena, che peccato, che peccato, guardo sempre delle cose e dico ma dove lo devo mettere, dove le devo mettere e vi dico anche che quando vedo quei negozi tutti sciabbi pieni di lanterne, pieni di queste cassettiere così sciabbi, mensole e mensoline, vi devo confessare che mi viene un po' di nausea perché ne ho talmente tante, oggettini, cosine rosa, lumi, lumetti, tavolini, tavolinetti, davvero, davvero mi è venuta quasi la nausea. Però, diciamo, per quanto riguarda il tessile, che sottovaglie, da tavola, asciugamani, lenzuola, insomma, copriletti carini, qua posso sempre andare, naturalmente. E niente ragazze, quindi ho questa indecisione. Ora nel frattempo io ho quasi finito. Oggi nel bagno ho dato una bella pulita anche qua su questo mobile, ho tolto tutto, ho spolverato tutto, quindi oggi pulizia più approfondita in bagno. E niente, ora mi sa che mi lavo, scendo e mi vado a fare la mia solita bella passeggiata lunga. E niente ragazze, quindi magari ci aggiorniamo, poi facciamo quattro chiacchiere nella mia panchina. Allora ragazze, non vi parlo dalla mia panchina, ma vi parlo ancora da casa mia, perché mi sono fatta due conti. E oggi la giornata è così, quindi non stiamo scendendo a mare. A questo punto io mi sto facendo la casa in modo che domani, dopodomani che è sabato, mi vorrei godere qualche mattinata al mare. Mi sono fatta la camera da letto, mi sono fatta la cameretta. Ora devo spolverare questo tavolino che c'è una polvere da morire. Ho tolto tutte le cose, quindi qua sta asciugando. Ho messo i tappeti fuori a sbattere. Ora mi voglio fare i balconi. Vedete, infatti, il mare è grigio. Vedete, non è celeste, il mare è grigio. E niente, quindi ora mi voglio fare i balconi, così poi appunto tra domani e dopodomani vediamo di passarci. Ho fatto pure il corridoio che sta asciugando.
di farci magari due mattinate al mare, poi sabato pomeriggio al 50% ho un evento a cui andare, che sarebbe sempre Paco Francisco, dove ho comprato il completo turchese, che forse fa una mini sfilata in negozio, fa un... come dire, una specie di aperitivo con appunto e presenta la nuova collezione con le modelle e tutto quanto. Quindi mi aveva detto Vita, che è appunto la titolare, che era in forze per alcuni problemi. Quindi è possibile che poi sabato pomeriggio ho questo evento, quindi scendo in città a godermi questo evento. Quindi ho fatto bene che sto pensando per casa, in modo che poi, non dico domani, ma insomma il sabato ce l'ho libero. Ok ragazzi, allora ora mi faccio i balconi. Mi sono fatta tutto qua bello pulito, ho preso questi vasetti, li ho puliti, poi c'era questa lavagnetta messa lì e l'ho pulita. Ok, allora vediamo di continuare. Mi faccio pure i balconi. Il tavolo pure fuori in marmo che c'è, sporco di terra, lo devo pulire. Allora, mi rimetto al lavoro. Allora, mi sono tolto un po' di cose. Come vedete, quello che ho potuto togliere da fuori l'ho tolto. Mi sono preparata l'altro straccio. Questo è lo straccio per i balconi. E ora invece spruzzo un pochino di sgrassatore qui sopra il tavolo, che alla fine non è altro che sporco di terra, perché magari ci faccio qualche lavoro, faccio qualche rinvaso. Come vedete si sporca di terra, però è terra, però si sporca. Ci buttiamo un po' di questo sgrassatore, facciamo ammorbidire per bene questa terra, ci passo la pezza. Ok, ora do una spazzata e poi andiamo di mocio anche i balconi. Giustamente si devono pulire, poi per come piace a me, che io in estate i balconi li vivo proprio alla grande, nel senso che mi metto fuori sdraiata. Nell'altra casa mi ricordo che mi mettevo sdraiata nel pomeriggio, perché al mattino ci batteva il sole, mi mettevo sdraiata, non avevo, ragazze, neanche il tempo di sdraiarmi, e ora mi viene da piangere che Bianca si metteva subito sopra di me, non l'avevo il tempo. Non mi dava il tempo neanche di sdraiarmi e si metteva sopra di me, stava appiccicata a me. Negli ultimi tempi le veniva difficile salire perché aveva meno forza, non sapeva saltare, la prendevo io e mi mettevo nella sdraio, mi giravo un po' la televisione e mi vedevo qualche film. Io amo il cinema da morire. E quindi per dirvi che io il balcone lo vivo, difatti qua, e adesso devo comprare una luce da mettere fuori, non so se metterla qui o metterla qui che c'è un'altra presa. E poi tra l'altro penso, spero di poterlo vivere questo ancora di più, visto che c'è questa bella vista mare, c'è questo tavolo, e appunto in due ce la facciamo a mangiare anche in tre volendo, quindi anche in estate appunto me lo voglio vivere al 100%, sorseggiando una birra, mangiando un gelato o appunto mangiando un piatto di spaghetti messa fuori. Spero appunto di viverlo al 100%, quindi naturalmente deve essere pulito, giustamente come tengo la casa, devo tenere anche il balcone. Tra l'altro devo spolverare tutto il corrimano perché c'è una specie di sabbia, perché evidentemente è caduta un po' di sabbia proprio su tutto il balcone. Va bene, dai, mi metto al lavoro. Ragazze, ed ecco il mio balcone trasformato in una piccola oasi
di ristoro, ho pulito tutto, tutto il davanzale del balcone, ho pulito il tavolo, ho pulito i pavimenti. Vedete, ho aperto l'ombrellone giusto per farvelo vedere, perché adesso lo chiudo, qui c'è sempre vento, quindi per ora non è il caso. Avete visto? E quindi ho trasformato. Era già bello, però le cose pulite sono sempre più belle. Vedete che bello? Qui c'è questa parete con le piante, la sera accendo le lucine e qui ho questo panorama mozzafiato del mare. Vedete? E lì intravedete il mio balcone tutto pieno di ficus. Anzi, vedete pure il tappeto rosso che adesso devo entrare. E così oggi chiudiamo questo vlog. Sono contenta che mi sono pulita tutto il mio balcone, bello pulito, fresco, e adesso mi appresto a chiudere l'ombrellone, altrimenti mio marito si incavola. Ragazzi, allora ci vediamo sempre domani mattina per il solito vlog quotidiano. Spero sempre di tenervi compagnia come mi dite. Un bacione, ragazze.